Buongiorno, sono Cristina Carrer, ho quasi 40 anni, li compierò alla fine di quest'anno. Sono un avvocato civilista, anche se questa professione ormai non è quella che occupa tutto il mio tempo, perché dall'8 giugno del 2014 sono ufficialmente il sindaco della città di Pioltello, carica elettiva che sono molto molto orgogliosa di poter ricoprire. So che l'impegno che mi attende sarà a tempo pieno e già soltanto da questo primo mese e mezzo ho potuto misurare quanto sia faticoso, impegnativo, ma nello stesso tempo appassionante. E questa passione mi impegnerò a conservarla per tutto il mio mandato quinquennale. A questo proposito voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto nella campagna elettorale, consentendomi quindi di arrivare al raggiungimento di questo per me sperato traguardo. A loro va tutto i miei più sentiti ringraziamenti e loro la promessa che gli impegni fatti nella campagna elettorale diventeranno fatti concreti. Ovviamente devo anche ringraziare la coalizione di centrodestra che mi ha sostenuto, che ha creduto in me. Ricordo che ero una candidata civica, sostenuta da 3 liste civiche fortemente radicate nel territorio e 2 partiti politici di Forza Italia e Lega Nord. Con lo stesso entusiasmo con cui ogni giorno affronto questo mio nuovo ruolo, ho formato la mia giunta. Giunta che è espressione, ma non solo, di questo territorio. Ho cercato infatti di mediare contrapposte esigenze, inserendo elementi che non avevano avuto pregresse esperienze politiche né tantomeno amministrative, pensando che potessero dare degli apporti non soltanto per una questione di età, ma perché erano animati dalla stessa passione che anima me. D'altro canto ho anche inserito, dando delle deleghe piuttosto difficili e complicate, se rapportate alla realtà di questo territorio, a soggetti che invece avevano maturato già esperienza amministrativa, ma che in ogni caso erano animati dalla stessa passione degli elementi più giovani. Quindi è proprio la passione e la volontà di impegnarsi che è il trait d'union, il filo conduttore di questa mia giunta e che con molto orgoglio vi presento. Luca Agnelli, nonché vice sindaco, le cui competenze sono relative ai seguenti settori: urbanistica, ambiente, territorio e viabilità, trasporti, edilizia privata e rapporti col consiglio. Bellantoni Giuseppe Salvatore, le cui competenze sono relative invece a settori quali sicurezza, polizia locale, legalità, commercio e attività produttive, rapporti con le associazioni. Giulietta Paraboni, che si occuperà invece dei seguenti settori: scuola, cultura, politiche giovanili, pari opportunità, rapporti con le etnie territoriali, attività di volontariato ed interventi. Annalisa Maria Colombo, i cui settori di riferimento e le cui competenze sono nelle seguenti materie: lavori pubblici, edilizia scolastica e sportiva, decoro urbano. Mariella Bocciardo, i cui settori di attribuzione sono i seguenti: servizi civici, servizi cimiteriali, rapporti con il personale e protezione civile. Ed ancora Andrea Galimberti, le cui competenze e le cui materie sono politiche e servizi sociali, politiche abitative, politiche ed interventi a tutela della famiglia, attività sportive e ludico-ricreative. E da ultimo, ma non ultimo, Matteo Monga, le cui competenze e le cui deleghe affidate sono bilancio, programmazione economica e finanziaria, patrimonio e catasto, rapporti con le società partecipate. Ora non mi rimane che ringraziarvi dell'attenzione,
augurandovi anche una felice estate, anche se da poco iniziata. Spero di poter rincontrarvi, voi cittadini di Pioltello, nelle strade, nei nostri bellissimi parchi, e di poter scambiare con voi quattro chiacchiere, magari conoscerci meglio senza il filtro un po' sterile di questa telecamera, ed eventualmente scambiarci anche delle opinioni sulle diverse problematiche che interessano la nostra bellissima città. In ogni caso il mio è soltanto un arrivederci. Dal 1 settembre in poi partirà sicuramente un lavoro che ci terrà occupati fino alla fine del mio mandato, in maniera intensa, in maniera proficua, con tanta passione e tanto impegno, che richiederà anche e soprattutto il vostro ausilio, su cui sicuramente conto. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, buon'estate a tutti, ciao!